Konami ha deciso anche quest'anno di riconfermarti come voce ufficiale di PES. Puoi dirci quindi come sei entrato in contatto con loro, cosa ti ha spinto a partecipare al progetto e soprattutto come ti trovi a lavorare in questo ambito. Prima di tutto sono pazzi in Konami, no, beh, è stato 6-7 anni, 5 anni, credo che questo sia il quinto anno, e mi fa strapiacere che hanno contattato loro. Io credo che per un telecronista sia da un lato molto utile, perché PES è il videogioco in Italia, insomma nei paesi del sud Europa PES rimane sicuramente il videogioco, quello con più storia, con più passione, con più cultura intorno, no? I Club Dogo fanno una canzone su PES perché ovviamente intere generazioni di maschi italiani, alti, bassi, magri, grassi, con gli occhi azzurri, con gli occhi, tutti hanno giocato a PES almeno per un po' nella loro vita. Quindi è un grande riconoscimento, è una cosa bellissima, perché insomma per un telecronista non è che ci sono i premi tipo non c'è il telegatto, insomma. Il telecronista è una delle cose che sicuramente riconosce che a qualcuno piace, quindi mi fa molto piacere. Poi insomma sono persone fantastiche. Quindi i videogiochi per te sono un media importante? Assolutamente, i videogiochi sono un pezzo della vita delle persone di oggi, ma anche di ieri. Cioè io ho 38 anni e da piccolo giocavo con l'Intellivision, e mi ricordo ancora quando mi regalarono l'Intellivision per il mio compleanno e è impazzito. Ed è probabilmente giocare oggi con l'Intellivision farebbe più che altro così affetto, perché il gioco ovviamente non ha gli standard di quelli di oggi. È assolutamente un pezzo della cultura popolare dei ragazzi di oggi. Non ci trovo niente di male, poi come tutte le cose ovviamente, se tu nella vita giochi soltanto, a parte le battute, giochi 15 ore al giorno, non fai niente, non studi, è chiaro che è sbagliato, ma insomma un po', anche parecchio si può giocare, perché no? Perché allora secondo te gli viene riservato così poco spazio in televisione, che è il modo principale per arrivare al grande pubblico? Anzi, spesso vengono martoriati dai TG e dalla stampa più generalista. Beh, io credo che ci siano degli aspetti bacchettoneschi, se mi passi l'espressione. Poi c'è forse anche una mancata conoscenza del videogioco. Per esempio io ho scoperto questo mondo della PES League, che è un mondo straordinario. Da questo punto di vista PES è veramente un videogioco eccezionale, perché è un videogioco che unisce alla possibilità chiaramente di farsi la partita da solo prima di andare a dormire la sera, questa interazione, questo vivere insieme, questo giocare, cercare il rapporto con gli altri, incontrarsi per giocare i tornei. Da questo punto di vista è un videogioco molto sociale, almeno io lo vedo sempre così, ma per me è sempre stato così, perché io ci ho sempre giocato con gli amici. Poi è ovvio, se sei da solo a casa giochi da solo, ci mancherebbe altro. Però io credo che anche questo aspetto sia un aspetto poco conosciuto, nel senso che poi spesso chi parla dei videogiochi pensa che siano qualcosa che ti rimbambisca e basta, e che ti fa vivere in un tuo modo. Come sempre è questione di misura, se stai 18 ore al giorno a giocare a PES, anche se è un gioco meraviglioso, ti dico fatti la passeggiata qualche ora, oppure vai a fare altro, però non c'è niente di male, anzi è molto più sano e molto meno pericoloso di tanti altri divertimenti. Sono milioni i player che giocano a PES e milioni le persone che amano e seguono il calcio in tutto il mondo. Qual è la caratteristica secondo te che smuove tutta questa passione? Il calcio e PES di conseguenza, i videogiochi di calcio e soprattutto PES di conseguenza, il calcio è un gioco semplice. Il calcio è un gioco, è uno sport, ma è anche e soprattutto un gioco. Ha nella partita secca la possibilità che la squadra migliore non vinca. Ha una semplicità che lo rende facile da capire per tutti, ha un'imprevedibilità che altri giochi non hanno, quindi secondo me è questa la forza. E poi si gioca in degli ambienti meravigliosi, perché insomma lo stadio è una cornice eccezionale. A me piace moltissimo il basket, però e forse come gioco il basket mi piace come il calcio, come meccanismo. Però il calcio ha una maestosità dei luoghi nei quali viene giocato, una bellezza. Quando vedi il prato e arrivi allo stadio, oppure ti siedi davanti alla televisione per vedere la partita della tua squadra, insomma, è eccezionale. È cultura popolare. Io credo che anche qui c'è, no, molta ignoranza, nel senso che poi è chiaro che il calcio è anche scandali, è anche delle volte banalità, però poi dal calcio c'è cultura, dipende tutte le cose come le vivi. Soprattutto in questo periodo appunto ne sono emersi decine. Sì, ma il calcio, guarda, gli esempi italiani di questi ultimi anni lo dimostrano, il calcio lo possono ferire, lo possono provare ad uccidere con
dei comportamenti criminali, ma una forza incredibile, rinascerà, secondo me rinascerà sempre. È l'unico sport veramente popolare in tutti i continenti. Se tu vai in qualsiasi posto, io ho fatto il mondiale in Sudafrica, ma anche quando sono stato in Sud America in vacanza, insomma in qualsiasi parte del mondo ci sono campi di calcio, o non c'è neanche bisogno del campo di calcio, anche questa è una forza, no? Ti basta appoggiare due giacchetti e sono i pali e ti basta un pallone e puoi giocare. La pallacanestro è uno sport che amo, senza canestro, quindi senza una struttura organizzata non lo puoi fare. Quindi io credo che questa sia veramente la forza del calcio, la semplicità. Poi un'altra cosa è che il calcio lo possono giocare tutti, perché se sei grosso fisicamente magari fai il difensore centrale, se sei piccolo e scattante fai l'ala, se hai i piedi grossi fai un certo ruolo. Insomma, ognuno trova, secondo me, la sua collocazione. È uno sport democratico questo. Settimana prossima andremo a vedere le finali mondiali a Madrid in esclusiva della PES League 2012. Vuoi che portiamo i tuoi saluti a Mourinho? Assolutamente, no, i miei saluti a Mourinho, a Madrid, a Cristiano Ronaldo, che è stato molto carino quando l'abbiamo intervistato a marzo, ad aprile, non mi ricordo quando era, ma insomma che è veramente un bel testimonial, diciamo, che ne abbiamo avuti di eccezionali in questi anni. Mi piace molto, ecco, appunto, le finali di PES League rappresentano, se vuoi, la vetrina più scintillante di una cosa che è nei vari paesi, le varie PES League, quindi in realtà poi diventa una competizione agonistica vera e propria, ma tutto nasce da milioni di ragazzi che in giro per l'Europa decidono che il videogioco non è soltanto divertente in sé, ma è divertente giocato con gli altri, è un'occasione per conoscere amici, è un modo di... Poi ci sono i più forti che vanno a vincere o che vanno a giocarsi le finali di Champions. So che abbiamo due italiani in finale, no? E quindi vi faccio un grande bocca al lupo. Un'ultima battuta sullo scambio Cassano-Pazzini, visto che sei legato a doppio filo con Antonio. Beh, io penso che è uno scambio che in realtà tutte e due le società volevano fare. E poi Cassano ha fatto quelle dichiarazioni e insomma forse sono state un po' imprudenti da questo punto di vista, perché sembra che tutto lo scambio sia nato, cioè in realtà lo volevano fare tutti e quattro, ma per motivi tecnici più che per motivi, secondo me, di chissà quale religione. Lo volevano fare l'Inter, lo volevano fare il Milan. Pazzini, che era fuori dai giochi all'Inter, voleva farlo. Cassano, che magari non si sentiva molto amato in quel momento al Milan, voleva farlo, solo che poi magari gli altri tre soggetti fanno dichiarazioni tranquille, serene e diplomatiche e lui no, e quindi poi sembra questo. Certo, è uno scambio che fa scalpore, capisco, immagino che verrà fischiato più di quanto gli interisti fischieranno Pazzini. Grazie mille, alla prossima. Grazie, un saluto, lo rifaccio, un saluto agli amici di Spazio Games, questa grande community. Ci sono anche altre community che provano a imitare Spazio Games, però io so che voi avete una marcia in più, amici di Spazio Games. Poi adesso arriverà un'altra community che mi diceva la stessa cosa, io dirò che sono meglio loro, no. Spazio Games è nel mio cuore, per sempre, forza ragazzi, giocate con moderazione, abbiamo detto? Tommaso, 18 ore al giorno, non di più, perché poi fa male, e poi oppure 15 ore, passeggiate di un quarto d'ora e si torna a giocare. Ciao. Ma sai che dovresti lavorare in più?